diamo l'indicazione dei moduli, così come da scaletta. Le parole storiche sulla figura di Cesare. Del sì. Secondo me non poteva essere altro che l'epilogo di quello che è successo. Esce e viene cresciuto in un ambiente militare rigido, pieno di violenza. Drammaticamente alla morte dei genitori viene affidata a un nonno che era più violento dei genitori. Ricordi in quale periodo storico siamo? 1400. E quindi nasce in mezzo ai campi di battaglia, dove la violenza regna sovrana, assistendo a crudeltà. La drammaterapia è quello che c'è da Faccio sapere. Una domanda io. Faccio sì. Una domanda io. Le differenze tra, per quello che ricordi, le differenze tra psicodramma e drammaterapia, il setting drammaterapico. Allora, che cos'è lo psicodramma? Il psicodramma è come interpretazione di ruoli un po' della vita quotidiana. Questo cosa? È lo psicodramma, non lo so io. In un setting di terapia però, no? Il psicodramma è in un setting di terapia. Affinché si possa trovare un equilibrio, diciamo che l'essere umano è sempre alla ricerca di un equilibrio. Cioè questo, sai fare un discorso soggetto, in un contesto, personaggi. Ma come sono questi ruoli rispetto a quello che fai nella vita? Ruoli teatrali. Sì, ma sono rispetto a te, attrice, nel processo drammaterapeutico. Quando interpreti un ruolo, cosa sono? Sei? Ci farai Rebecca, poi magari ce lo racconti anche la tua Rebecca. È un ruolo com'è rispetto al tuo, alla tua vita? Diverso, certo. Vabbè, sì, lo so, è talmente. Della fiaba di Barba Blu? No. È facile, l'avrei raccontata. Vabbè, allora questa era solamente una curiosità per vedere. No, qual è il personaggio con cui interagisce? Con la sorella. Con la sorella. Ecco, quello ha avuto un processo, c'è stato un processo importante nella Rebecca che sono io. Senti, la fiaba della terapia. Io direi che può bastare. Senti, ci spieghi le finalità della drammaterapia. A che cosa può servire la drammaterapia? Perché una persona a un certo momento della propria vita decide di trovarsi in una TV? Ti metti anche quanti perché non vedo il tuo bel faccino, sennò. Perché vedi ti nascosto. Sei proprio nascosta oggi. Mettiti così in diverso, perché è importante. È un bellissimo viso. Gira. Anche io do il voto anche al viso, eh. Superato molto la situazione in cui mi trovava e anche io mi sento diversa veramente, come ho detto hanno cambiato tante cose in questo periodo, di me sì, la Marlene di prima, Marlene la vivace, la che un po' ci tiene a lei, prima è un periodo che proprio di me non me ne fregava proprio, un po' a me che questo mi piace. E quindi questo mi sta aiutando, veramente sto aiutando. Ci tengo moltissimo che sia spiegata e esplicitata anche per chi ascolta, però dà anche un senso del perché siamo qui e perché facciamo certe cose. Grotowski. È un regista polacco, è considerato uno dei maggiori registi del... Guarda, formalmente siamo precisi, va bene? Il nome e il cognome. Cioè non lo chiamiamo per cognome come se fosse una caserma. No. Stravolto un po' il modo di fare teatro, o almeno di quello che si faceva nel passato, perché va a togliere tutti gli ordelli, diciamo così, cioè la scenografia, pone al centro della scena, al centro della recitazione proprio l'attore. L'attore e il suo rapporto con il pubblico. Questo proprio da ricordarsela, eh? Vabbè. È grotossi, cioè, spiega perché lavoriamo in un certo modo e cosa scegliamo. Probabilmente è stata una superficialità. Farsi penetrare dal personaggio e più di questo deve allenarsi a diventare quel personaggio. Allenarsi. Allora aspetta, guarda, se ti ricordi abbiamo fatto un seminario e si è parlato anche di com'era il mestiere dell'attore prima e dopo Grotowski e i maestri del Novecento. Allora c'era sul personaggio storico, Gilles de Rais, ok? Che cosa ti ha colpito? Ricorda tutta la storia. Allora, prima di tutto sintetizza la storia un po' per le esigenze di ripresa e anche per...
si pensa un po', perché una cosa è o non è. Certo. Si circostanzia dove, come, quando, che sono cose ovvie, ma comunque sono importanti. E quindi si dice, in quale periodo siamo? XV secolo. Dove? Francia. Se poi ti ricordi anche quale zona della Francia? Sì, è importante che poi... Mi ha colpito che la sua potenza, la sua ricchezza, il suo potere hanno impedito che lo fermassero prima. Sì. Emotivamente questo che ti trasmette? Un profondo senso di ingiustizia.